un mare trasparente e limpido. Spiagge bianche con dune alte e alternate a tratti di scogli bianchi e il sole che tramonta alle spalle di una delle sette torri che punteggiano la costa. È questo il paesaggio che si prospetta agli occhi dei visitatori dell'area marina protetta di Porto Cesareo. L'area marina protetta a Porto Cesareo, con i suoi 16.654 ettari di superficie marina tutelata, è la terza per estensione in Italia e sicuramente la più grande di tutta la regione Puglia. I 32 chilometri della riserva ricadono nei due comuni di Porto Cesareo e Nardò, entrambi nella provincia di Lecce. Il tratto di litorale ionico che delimita l'area marina protetta di Porto Cesareo è caratterizzato da una linea di costa molto varia e dai contorni frastagliati, limitata a nord da Punta Prosciutto e a sud dalla Torre dell'Inserraglio. Molte isole e scogli lungo il litorale di Porto Cesareo rendono seducente la navigazione. Osservando la costa dal mare, inoltre, si notano subito le sette torri costiere, parte dell'amplissimo sistema di torri presente in tutta la regione, erette anticamente per difendere il territorio dall'invasione dei saraceni. I fondali nascondono habitat di pregio e di importanza comunitaria, tra cui estese praterie della Fanerogama marina Posidonia oceanica e numerose grotte marine sommerse che punteggiano i fondali anche a basse profondità, ospitando una fauna ricca e particolare, per alcuni versi simile a quella delle acque profonde, e costituendo siti fortemente suggestivi per i turisti subacquei. Un habitat di particolare rilevanza in questo tratto del Mar Ionio è il coralligeno, affascinante per l'impressionante ricchezza di biodiversità che lo caratterizza, grazie ad organismi biocostruttori quali alghe, antozoi e spugne, tra cui splendidi esemplari di Axinella cannabina, una spugna eretta dal colore arancio vivo. La caratteristica peculiare del coralligeno nel Mar Ionio è la relativamente bassa profondità alla quale questo si sviluppa, a partire sin dai 12 metri rispetto ai 50 metri di altri mari. Questa peculiarità ha forti ripercussioni sul settore del turismo subacqueo, rendendo facilmente accessibile un habitat di pregio e di impatto estetico anche a subacquei non esperti. Non è raro nei fondali della riserva marina incontrare esemplari di Pinna nobilis, il più grande mollusco bivalve del Mediterraneo, tutelato da normative comunitarie. Si tratta di un bellissimo animale filtratore, simile ad una enorme cozza, che si trova spesso nelle praterie di Posidonia o sui panettoni di coralligeno. La comunità di Porto Cesareo si fonda su una lunga ed importante tradizione di piccola pesca professionale, alla quale si legano tradizioni culinarie antiche che valorizzano le specie locali. Quest'area però è anche un'ambita meta turistica che l'AMP si sta impegnando a convertire nella direzione di un turismo ecocompatibile e sostenibile, promuovendo attività quali percorsi subacquei, sea watching, escursioni in barca e pescaturismo con operatori qualificati e attenti all'ambiente, concessionari per questo di uno speciale marchio di qualità ambientale dell'area marina protetta Porto Cesareo. L'arcipelago delle Isole Tremiti è localizzato a circa 12 miglia a nord del promontorio del Gargano e a circa 22 miglia dal porto di Termoli, che risulta essere il porto più vicino. Esso è costituito da tre isole maggiori, San Domino, San Nicola e Caprara, da un isolotto posto fra le tre isole, denominato il Cretaccio, e infine da un'isola minore, localizzata a distanza di circa 12 miglia in direzione nord-est dalle prime tre e ad oltre 30 miglia dalla costa garganica, denominata Pianosa. Le isole Tremiti sono le uniche isole italiane dell'Adriatico, tanto da essere note anche con il nome di Perle dell'Adriatico. In meno di 3 km quadrati di superficie e 20 km di perimetro costiero, l'arcipelago tremitese costituisce un esempio di rara bellezza sia per la natura incontaminata dei suoi fondali, sia per gli aspetti paesaggistici e storico-architettonici delle sue isole. Acque cristalline, bianche falesie, lussureggianti pinete e macchia mediterranea aggrappate alle rocce, calette di sabbia finissima, fondali mozzafiato, grotte dai variegati colori, grida di gabbiani e volo di diomedee, rocca inespugnabile.
L'arcipelago è conosciuto sin dall'antichità con il nome di Isole Diomedee. La leggenda, infatti, fa risalire le suddette isole a Diomede, eroe omerico di straordinaria forza e coraggio, fuggito dalla Tracia, sua terra natale, e sbarcato sulla costa garganica per fondare il suo nuovo regno, la Daunia. Per segnare i confini del suo nuovo regno, Diomede si servì di grossi massi provenienti dalla sua terra. Tre di questi grossi massi furono gettati in mare e dettero origine, appunto, agli scogli di Diomede, isole Tremiti. La leggenda racconta anche che alla morte di Diomede, seppellito sull'isola di San Nicola, i suoi uomini disperati furono trasformati in uccelli marini, detti appunto Diomedee, che continuano ancora oggi a piangere il loro capo. Nella realtà, tali uccelli marini sono rappresentati da una nutrita colonia di Calonectris Diomedea, Berta Maggiore, ormai da tempo stabilmente presente a Tremiti ed il cui verso di richiamo nella stagione riproduttiva assomiglia in maniera impressionante al pianto di un neonato. La costa dell'arcipelago tremitese si presenta con un'alternanza di morfologia costiera emersa che si ritrova anche nelle parti sommerse, dove a fondali rocciosi lentamente degradanti verso il largo si alternano falesie che si inabissano vertiginosamente, fondi detritico-sabbiosi, fondi ciottolosi, in una moltitudine di habitat che hanno permesso l'insediamento di una notevole varietà di popolamenti animali e vegetali. I fondali delle isole costituiscono pertanto un'area di importantissimo valore naturalistico sia per i popolamenti vegetali, sia per le diversificate comunità animali che qui trovano le condizioni adatte per insediarsi. La terraferma non è comunque da meno per le sue bellezze naturali. Infatti, alla verde San Domino, una fitta pineta in mezzo al mare, si contrappone la rude Caprara, un alternarsi di macchia e gariga abitata da gabbiani reali, l'affascinante San Nicola, culla della storia e dell'architettura tremitese, e la sperduta e selvaggia Pianosa. Tutto si mescola in un unico paesaggio di incomparabile bellezza, in cui si conservano inoltre rari esempi di flora e fauna mediterranea. Il consorzio di gestione di Torre Guaceto si è costituito alla fine dell'anno 2000, formato dal Comune di Carovigno, dal Comune di Brindisi e dal WWF Italia. Il consorzio di gestione di Torre Guaceto, gestore dell'omonima riserva marina e terrestre, è impegnato ogni giorno nella conservazione di questo delicato territorio, con attività di monitoraggio e tutela dell'ambiente, ed è attento allo sviluppo sostenibile del territorio, motivo per cui il consorzio è registrato EMAS 2, in base al regolamento CE 761-01. È in corso inoltre una interessante sperimentazione di innovative modalità di incontro con la natura, oltre alle escursioni naturalistiche, insolite iniziative culturali che mescolano con sobrietà e leggerezza suggestioni naturali come quella della musica, del teatro e della poesia. L'area marina protetta, istituita con decreto interministeriale del 4 dicembre 1991, e la riserva naturale dello Stato, istituita con decreto il 4 febbraio del 2000, comprendono e racchiudono un prezioso tratto di costa incontaminato e suggestivo, dove il tempo sembra essersi fermato. Il parco si estende per circa 1000 ettari a terra e 2000 ettari a mare, preservando complessivamente un tratto di costa lungo 7 chilometri. L'ultima costruzione realizzata dall'uomo su queste coste è la Torre di Guaceto, costruita nel 1500 dagli aragonesi come avamposto di avvistamento contro le invasioni dei turchi e da allora, grazie ad un continuo sforzo di conservazione, non conosce cemento. Proprio la torre domina da un alto promontorio sospeso sul mare il resto della riserva, un territorio dalla sorprendente biodiversità. Dalle terre interne degli ulivi secolari, veri e propri boschi di sculture viventi, interrotti solo da ingegnosi muretti a secco e sinuosi tratturi, alle alte dune a picco sul mare, costellate d'estate da bianchi gigli e sormontate da ginepri secolari, per scendere verso la macchia mediterranea retrodunale, ricca di racconti ed essenze. Torre Guaceto vi affascinerà dall'intrigo di ambienti e paesaggi, dal susseguirsi di incontri ed emozioni, dalla varietà di colori e sensazioni che avvolgono e rapiscono piacevolmente, come il silenzio di una zona umida o come il mare che compare all'improvviso nascosto dalla vegetazione, in tranquille calette dalla sabbia dorata e dalle infinite conchiglie e dall'acqua cristallina.
per continuare la scoperta in fondo al mare tra prati di posidonia, pesci indisturbati e il prezioso coralligeno. Un paradiso di natura e colori sospeso sull'acqua dolce del sottosuolo, vera essenza e fonte di questa terra. Il luogo dell'acqua dolce, come l'avevano battezzato i turchi che venivano dal mare. Gozit, diventato in seguito Guaceto. Alberi secolari e rare orchidee si mescolano alle creature del mare e ai segni degli uomini che nel tempo hanno abitato Torre Guaceto e ancora oggi continuano a rifugiarvisi per ritrovare il mare e la pace con la natura. Torre Guaceto ha il grande dono di racchiudere, seppur non in una vastissima superficie, una grande diversità di habitat e paesaggi. Proprio questa biodiversità permette diverse modalità di fruizione che conciliano il divertimento e il piacere di una passeggiata in natura con il rispetto e la conoscenza del parco. Il piacere di passeggiare in bicicletta si sposa con la scoperta dei paesaggi del parco. Pedalare all'imbrunire lungo i sentieri della macchia e i tratturi che attraversano l'uliveto secolare diventa un viaggio lontano nel tempo. Camminare lentamente a piedi per incontrare e conoscere la natura con mani, occhi, naso e bocca, per vedere, pensare e ricordare. Un'immersione nel blu del Mediterraneo con un breve cammino di ritorno all'acqua per raccogliere impressioni ed emozioni. Una passeggiata con maschere e pinne accessibili a tutti. La riserva e il centro visite sono facilmente raggiungibili dalla strada statale 379 Brindisi-Bari, uscita Serranova, 15 km a nord di Brindisi.